Buongiorno, sono Marta Magi, laureata in storia dell'arte all'Università degli Studi di Genova. Oggi insieme scopriremo le bellezze che si nascondono all'interno di Palazzo Spinola Gambaro, uno dei primi a essere edificati all'interno dell'asse viario di Strada Nuova. Per andare a scoprire le origini di questo palazzo dobbiamo andare indietro nel tempo, a quando Pantaleo Spinola comprò il lotto di terreno nel 1558. Pantaleo Spinola non vide mai però conclusi i lavori di edificazione del proprio palazzo perché morì poco prima. Da quel momento la proprietà dell'edificio passò dapprima a diversi rami della famiglia Spinola per poi cambiare famiglia e passare di proprietà alla famiglia dei Cambiaso, dei Gambaro e infine nel 1923 venne poi acquistato dal Banco di Chiavari che decise di porre qui la sua sede. Questi cambi di proprietà decretarono un cambiamento di decorazioni e degli ambienti per un lungo lasso di tempo. Girando infatti all'interno di questi spazi, vedrete che andremo ad incontrare una serie di interventi che sono riferibili ad un periodo che va dalla fine del 1500 all'inizio del 1900. Gli architetti che lavorarono al cantiere della realizzazione del palazzo per ben 6 anni realizzarono una struttura imponente, ma semplice nella decorazione. Infatti, l'unico elemento decorativo della facciata è il portale, costituito da un timpano marmoreo su cui vediamo adagiate due figure femminili, che sono l'allegoria della vigilanza e della prudenza, che ci accolgono e ci invitano ad entrare. Ci troviamo all'interno del salone principale di Palazzo Spinola Gambaro. Mi trovo sotto a un meraviglioso affresco realizzato dalle abili mani di Domenico Piola, che qui rappresenta, intorno alla fine degli anni 60 del 1600, un'allegoria della pace, in particolare il dio Giano che consegna le chiavi del proprio tempio al padre degli dei, Giove. Questo particolare tema viene probabilmente richiesto da una figura di spicco della famiglia Spinola, Alessandro Spinola, che fu doge della Repubblica di Genova dal 1654 al 1656. E che volle rappresentare questo tema proprio per andare a sottolineare la grandezza del proprio governo. Scopriremo più avanti come mai è qui raffigurato il personaggio virgiliano. Da un punto di vista compositivo, l'affresco è stato realizzato dalle abili mani del pittore Paolo Brozzi, un quadraturista. Chi era un quadraturista? Era un pittore specializzato nella realizzazione delle architetture e nella scansione degli spazi. Se prendiamo ad esempio le colonne e la balaustra che vedete fingono dei materiali pregiatissimi come il marmo e il porfido, noteremo che sono state abilmente progettate per scandire lo spazio e suddividerlo su più piani. Le figure che rappresenta il Piola non sono costrette da questi spazi architettonici, ma anzi dialogano con essi. In certi momenti vi sono delle fanciulle che scavalcano le balaustre quasi a venirci incontro. Sembra insomma che il sottile velo che sta tra la realtà e la finzione vada in frantumi. Se spostiamo poi lo sguardo sulla decorazione delle pareti, noteremo che essa è molto diversa da quella della volta. Questo perché nel Settecento i Cambiaso presero la proprietà del palazzo e decisero di riammodernare questi spazi. Vediamo una decorazione a stucco di stile neoclassico che andava molto di moda all'epoca. A fianco a elementi puramente decorativi, fitomorfi, vediamo però dei riquadri che rappresentano le scene degli amori degli dei. Questo tipo di intervento potrà sicuramente sorprendere, ma in realtà non va a modificare l'importanza della decorazione. Questi due tipi di raffigurazioni e che rappresentano stili
stili e epoche diverse in realtà sono in dialogo tra loro. Dal salone con l'allegoria della pace abbiamo accesso a un bellissimo spazio esterno, una terrazza. L'ambiente che vediamo oggi però è molto differente da come doveva essere in origine. Nel 1600 infatti furono compiuti tutta una serie di interventi che andarono ad ampliare il palazzo e lo dotarono di un bellissimo giardino ottagonale che culminava con un ninfeo rialzato. Quando il Banco di Chiavari prese proprietà del palazzo, decise però di modificare questo ambiente realizzando una terrazza sopra la quale mi trovo e per rendere più funzionali gli spazi del giardino. La decorazione del ninfeo è rimasta come era stata progettata nel 1600. Vediamo una decorazione di tipo polimaterico che vede l'accostamento di pietre, conchiglie e vetri di colori differenti che in questo caso vanno a raffigurare una città, la città di Sparta. Come facciamo a essere sicuri che si tratti proprio della raffigurazione della città di Sparta? Beh, perché sappiamo che qui era presentata una bellissima statua, il ratto di Elena realizzata dall'abilissimo scultore Pierre Puget. Oggi la statua, come potete vedere, non è più qui presente, ma è custodita all'interno del Museo di Sant'Agostino. Ma anche in sua assenza possiamo immaginare che essa rendesse lo spazio ancora più suggestivo. Entriamo ora in un ultimo ambiente adiacente al salotto con l'allegoria della pace. Se alziamo poi lo sguardo in alto, ci accorgeremo di essere sotto a un'altra volta affrescata da Domenico Piola. Il soggetto qui rappresentato è un po' particolare. Vediamo infatti che è rappresentata la Sibilla che mostra all'imperatore Augusto l'immagine della Vergine Maria. Come mai rappresentare questo tipo di scena? Beh, per andare a conciliare la tradizione romana con la tradizione cristiana. Giunti ora alla fine del nostro percorso, della nostra visita, abbiamo tutti gli elementi che ci permettono di andare a ricostruire il complesso programma iconografico che unisce gli ambienti che abbiamo visto. Alessandro Spinola probabilmente volle identificarsi in tutti quegli ideali della Romanitas, quali ad esempio l'attaccamento alla famiglia, alla patria e alla fede, e riportarli idealmente alla città di Genova. Anzi, riproporre durante il suo periodo di governo, durante il suo dogato, proprio gli ideali della Pax Romana, un periodo veramente prospero che si verificò proprio durante il periodo di governo dell'imperatore Augusto, che fu determinato non solo da una grande crescita economica e da un'assenza di conflitti, ma anche un periodo veramente florido per l'arte e la cultura.